avete rappresentato? Noi rappresentiamo sempre la festa contadina, noi cittadini di Riccia, che mangiamo, beviamo dalla nostra raccolta, dopo dell'uva, tutti i frutti. Bene, allora, prodotti tipici, tradizioni, momenti del passato, cosa vuol dire per voi vivere ogni anno questa festa, questa tradizione, fare il carro insieme agli amici? La tradizione viene sempre tramandata a padre, a figlio, a nonna, a nipote, sempre così. Noi abbiamo molto del sangue nella nostra tradizione. Se non facciamo questa tradizione sicuramente Riccia finirà. Da quanti anni fai i carri? Io da 28 anni i carri, quando ero di 2 mesi, ero in gulla. Già eri sul carro? Sì, da 2 mesi ero in gulla a fare il carro e fino ad ora porto la mia tradizione nel sangue, non so cosa farei dopo. E un riccese doc come te, come vive un giorno del genere, in cui si festeggia anche la Madonna del Rosario? Sì, la Madonna del Rosario è festa religiosa, il sabato, la domenica è festa dell'uva. Riviva Riccia e tutto il mondo ci guarda come oggi, non solo Italia, tutto. Numero 3, sono con Lucio, il capocarro Lucio. Allora, grande successo stasera qui a Riccia, bagno di folla, tantissime persone. Il vostro un carro veramente grande, maestoso, curato nei dettagli, addirittura i giochi per i bambini rivestiti con i chicchi d'uva. Cosa rappresenta? Rappresenta il gioco dei bambini, la tradizione che si deve innovare anche ai bambini, non solo ai grandi ma anche ai bambini. Tutelare, trasmettere tradizioni e valori locali. Da quanti anni prendi parte alla festa del... Io sono 12 anni che faccio il carro, è una tradizione che deve andare avanti, è troppo bella. L'emozione più bella, il ricordo più bello che hai di questi 12 anni di militanza, diciamo? Vedere tutte queste persone a Riccia, stare vicino ai carri. Quanto tempo prima parti? Una settimana, 2 settimane, in base al tempo. Vediamo qui molta uva, tralci di vite, paglia. Quanti chili di uva appunto avete lavorato? Ma 2-3 quintali. Se è la festa dell'uva dobbiamo mettere l'uva. Per voi giovani di Riccia che vuol dire questa festa? È una festa che non deve perdere mai forza. Sempre festa dell'uva. Sei giovane, trasmetterai tutto questo anche ai tuoi figli e alla tua famiglia. Certo. Amici di Viaggi Molise e di Telemolise, in questa serata l'insegna del gusto, della storia e delle tradizioni non poteva mancare ovviamente la cultura popolare che rivive qui a Riccia con tanti gruppi folk. Siamo in compagnia della Polifonica Monforte di Campobasso, venuta appositamente appunto per allietare la serata. Come sta andando questa festa? È andata benissimo, è una festa, una sfilata molto lunga, ma veramente molto bella e siamo fieri di aver portato la tradizione campobassana a Riccia per la prima volta dopo tantissimi anni. Riccia in questo caso propone un confronto di generazioni vicino ai carri, perché vediamo lavorare nonni, nipoti, zii, ma anche a questo punto un confronto di culture e di tradizioni. Campobasso, abbiamo visto Ferrazzano, San Giovanni in Galdo, Riccia. Noi, il Molise, ha il folklore come prima fonte di espressione, poi chiaramente ogni paese dà quello che può e quello che sa. Campobasso è foriera di canzoni e di una tradizione bellissima che noi nella sfilata comunque abbiamo cercato di improntare, abbiamo improntato una sfilata sulle canzoni, sui nostri canti popolari. Momenti come questi propongono, tutelano, valorizzano le tradizioni locali, un patrimonio insomma storico, culturale di ogni paese importantissimo che si perde nella notte dei tempi. Quanto è importante promuoverlo sempre? Ma è fondamentale, questa è la ricchezza del Molise, e quindi ben vengano tutte queste manifestazioni. Forse quella di Riccia è la più importante del Molise. Riccia è bella assai, come si dice a Riccia. Bene, allora da Riccia, amici di Viaggi Molise, rimanete con noi.
E sono in compagnia di Fabiano, rappresentante del carro numero 4, un carro particolare, veramente attuale, al passo con i tempi, perché rappresenta l'Expo, quindi com'è? Com'è questa storia? Fabiano, raccontacela. Eh sì, abbiamo voluto rappresentare parte dell'Expo di Milano, ovviamente la parte relativa al vino. Abbiamo rappresentato tre padiglioni dell'Expo, Taste of Italy, Vinitaly e un altro padiglione che noi l'abbiamo chiamato padiglione romano. Romano sarebbe la nostra contrada, quindi contrada romano. Abbiamo rappresentato una scultura del museo Muvit a Torgiano, provincia di Perugia, e nei migliori dei modi noi abbiamo cercato di rappresentare una scultura che è presente ad Expo per il discorso del vino, perché quello Muvit è un museo solo del vino. Bene, quindi tre padiglioni che poi alla fine rappresentano i piatti di Riccia, il vino di Riccia e poi insomma un po' più campanilistici la propria contrada. Certo, noi sono diversi anni che ci mettiamo il cuore per questa manifestazione che per noi è eccezionale. Noi quest'anno ci abbiamo impiegato 15 giorni per costruire questo carro, purtroppo eravamo un po' tutti impegnati, abbiamo lavorato soltanto la sera, tutte le sere per poter rappresentare quello che noi volevamo far vedere alla gente. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi anche durante la sfilata, però siamo soddisfatti del risultato. Ma problemi di che tipo? Di dimensioni? No, allora noi abbiamo rappresentato due bottiglie che giravano e riempivano i bicchieri di vino. Purtroppo durante il movimento si è rotto il tubo che faceva rovesciare le bottiglie, quindi siamo stati limitati a farli soltanto girare. Però siamo soddisfatti del resto e ci riteniamo fieri di quello che abbiamo fatto. Sicuramente, anche perché a parte l'ingegno meccanico, comunque dai vostri carri si denota un'altissima attenzione al dettaglio, alla cura, al minimo particolare, per cui una cosa compensa l'altra. Sicuramente, noi diamo sempre il meglio, cerchiamo di fare tutto ciò che può portare in alto il nome di questa festa, perché a noi quello che interessa è quello. Poi indirettamente dal posto che noi possiamo fare in classifica, si spera sempre nel primo, ma non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di stupire la gente e di farla sentire fiera del lavoro che noi facciamo. Sono con Anna Maria e Gaia, com'è andata questa sfilata dei carri? Benissimo. Ti è piaciuta? Sì. Quale carro vi è piaciuto di più? Tutti, sono stati belli. Voi avete mai preso parte a queste manifestazioni? No. Ma siete di Riccia? No, di Cesce Maggiore. E anche tu? Sì. Quindi voi venite appositamente per conoscere, per vivere queste feste? Sì, siamo venuti tutti gli anni. Bene, allora appuntamento all'anno prossimo, collezione numero 85. Ok.